Superstrada chiusa per 2 ore questa mattina a causa di un incidente successo fra Villa Piedimolera in direzione sud, coinvolte più vetture. All'origine del sinistro il maltempo che ha seriamente compromesso la tenuta del manto stradale. Decine le buche apertesi sia in direzione nord che sud, gli automobilisti costretti a pericolose gincane per evitare danni alle vetture. La pioggia è all'origine dello smottamento che si è verificato ieri lungo la provinciale della Valle Bognanco in frazione Messasca, frana che ha causato l'isolamento del territorio bognanchese. In mattinata i tecnici della provincia hanno effettuato un sopralluogo, subito dopo sono partite le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Dalla serata la strada è tornata transitabile a senso unico alternato. Sciopero della scuola, oggi lezione a singhiozzo in alcune materne ed elementari del VCO per lo sciopero delle maestre proclamato dall'ANIEF, l'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori. Si è scioperato contro la sentenza del Consiglio di Stato che metterebbe a rischio il futuro occupazionale degli insegnanti assunti con il diploma magistrale. Nel VCO lo sciopero avrebbe fatto registrare un'adesione contenuta. Stime parziali parlano di percentuali poco sopra il 10%. Riapre il punto di ristoro all'Istituto Beltrami di Omegna. Il servizio sospeso da qualche settimana sarà riattivato dopo che il preside Soressi ha incontrato i genitori dei ragazzi. Lo spazio ospita gli studenti che non usufruiscono del servizio mensa. Borgo Ticino ha inaugurato l'incrocio lungo la statale ticinese e la diramazione verso Borgo Manero. L'area è stata oggetto di pericolosi incidenti stradali. Molti sindaci nel tempo hanno chiesto e ad ANAS che ne ha la competenza di intervenire, illuminando l'area. Vani tentativi falliti uno dopo l'altro. Ora il comune di Borgo Ticino si è accollato il costo dell'opera. Il 7 gennaio a Cannobio si è rinnovato il rito dei Luminieri, la rievocazione del miracolo della Sacra Costa. Chiesa gremita e processione con fedeli anche da fuori regione e dalla vicina Svizzera. La pioggia ha concesso una tregua, tutto come da programma. Migliaia di lumini hanno illuminato il paese. Volley, dopo le due passeggiate in Coppa, grande sofferenza per la Igor contro Pesaro. La squadra di Barbolini ha vinto al tie-break 15-13. Avanti 2-0, Piccinini e compagne si sono un po' sedute e hanno consentito il rientro delle avversarie. Quinto set palpitante con Novara che ha rimontato da 6-1.